Benvenuti alla Cimice, questa è la settimana che va dal 6 al 12 di febbraio 2017. Io sono Ol e sono in Crimea in questo momento e lì abbiamo Smois, eccolo Ciao. lì, che boh, non si sa dov'è. Vediamo i videogiochi che usciranno durante questa settimana, 8 Days su PS4 e PSN. Kitty Powers Matchmaker, sempre su PS4 e PSN, quindi penso anche per chi ha PS Now, che in Italia non arriva. E Uncanny Valley su PS4, PS Vita, PSN ed è cross-buy, quindi se lo comprate su PS4 lo potete giocare anche su PS Vita o PS TV, se non ha delle cose strane, ma è un'avventura grafica quindi non ha cose strane. Poi abbiamo Perogu VR Ping Pong, un nuovo gioco per PlayStation VR e quindi disponibile su PSN, che è il ping pong fatto col caschetto. E Atelier Sophie Alchemist of the Mysterious Book, PS4, PS Vita e PC. Quindi questa settimana è abbastanza tranquilla perché veniamo da una settimana abbastanza ricca e la prossima ricordiamo che ci sarà Nioh, che prenderà probabilmente le vendite tout court prossimo gioco, prossimo giro. Vorrei far notare che se avete una PS Vita ricevete più giochi questa settimana di chi ha Xbox One. Esatto. Bello, eh? Beh, è giusto, la PS Vita è stata senza giochi per 3 anni, quindi 2 anni. Passiamo pure alle news. Allora, parliamo di Switch, di Nintendo Switch. A Milano e a Londra sono stati, è stata presentata la console. A Milano è già aperta da qualche giorno, e c'è stato anche chi come West è andato, ha fatto un piccolo reportage. Ci sono foto che girano un po' ovunque su internet. Mentre a Londra, se non sbaglio, è per il 24 di febbraio. C'erano vari eventi, vari punti in cui vedere la console, ma tutti i posti sono andati esauriti. È già impossibile prenotare per andare a vedere. Chissà se Nintendo prenoterà altre location magari per aumentare la disponibilità oppure se si accontenteranno di aver fatto il tutto esaurito. A Milano hanno aggiunto tante date, più delle Sì. dovute, cioè più di quelle previste inizialmente, un numero maggiore. Hanno aperto prima, se ho capito bene, chiuderanno dopo e stanno aprendo di più durante la settimana. Sì, Quindi quindi. hanno di fatto raddoppiato, credo, l'offerta, il che vuol dire che c'è molta domanda. Molta Speriamo. domanda. E poi Speriamo. secondo me è corretto far vedere la console perché non è come al solito una console canonica e quindi conviene vedere come funziona. Quindi sì, poi Esatto. vedrete il video di Westfall che farà uscire forse sul suo canale, io so già cosa ne pensa e non ve lo dico. No, Andiamo avanti. esatto, aspetterete che lo pubblichi lui. Tagli di prezzo per The Last Guardian che arriva a 40, se non sbaglio, 40 Sì, euro, 40 euro. 39,90, qualcosa del genere. E cioè sostanzialmente è un po' un taglio atteso, forse raggiunge il prezzo che è più consono al tipo di prodotto che è. Immagino che abbia venduto decentemente perché altrimenti non l'avrebbero forse tagliato di prezzo, ma avrebbero tentato di continuare a far cassa. 40 euro è probabilmente accettabile considerati gli obiettivi di vendita che Sony si è prefissata. Molto, E sì, mi sembra vedremo. molto importante. Sì, io per 40 euro ancora non lo prendo, ma se sarà in sconto dai 40 euro, quindi in giù, penso che gli darò un'occhiata. Soprattutto se raggiunge i 20-25 euro, mi sa che me lo prenderò quando sarà in evento. Siamo in due. Fisico però, perché non vorrei trovarmi con un gioco digital che magari voglio rivendere. Idem, Non esattamente. c'è nessuno. Sempre invece riguardo Sony, i suoi piani di marketing, parlando del VR, sono uscite alcune dichiarazioni, riprese anche da alcuni articoli,
in cui si dice che sul VR Sony non sta sbandierando destra manca in date di vendita, ma anche proprio il prodotto in sé, perché non vogliono bruciarlo in una bolla di hype. Cioè Sony, a quanto pare, sta, dice che le vendite del PlayStation VR sono in linea con le aspettative. Sono almeno al momento più che giustificate per il tipo di offerta. Stanno, sì, è vero che la lineup è scarna, ma è anche vero che quasi ogni settimana vediamo un piccolo gioco essere aggiunto per VR, quindi con 4-5 giorni di giochi in più al mese, da qui a 6 mesi ce ne saranno parecchi, e soprattutto non vogliono bruciarlo, cioè vogliono fare in modo che la piattaforma diventi sempre più solida, con una lineup sempre più solida, e poi iniziare magari con delle operazioni tipo taglio prezzo o upgrade di generazione e così via. Quindi sembra che vogliono prenderla, andarci con i piedi di piombo, ma in senso buono, almeno da quello che si era detto, e non trattarlo magari come altri prodotti Sony che invece in passato sono andati a sfacelo. Sai che c'è? PS Pro, per esempio, ma PS Vita è un esempio lampante di console molto molto bella che è rimasta senza contenuti validi o esclusive per tantissimo tempo. E se questo che hanno detto è vero, io sono felice, perché veramente stanno cercando di costruirsi una cultura attorno, una cultura forse esagerata, comunque un ambiente favorevole attorno per far nascere la necessità della VR e portare avanti il discorso anche nelle prossime versioni. E molto meglio così rispetto a un hype smisurato e fallimento della tecnologia, anche perché costa parecchio. Sì. Alla fine costa poco per quello che ti danno. È un'altra esperienza, è un'altra cosa, però comunque non tutti sono disposti a spendere quella cifra. Quindi bisogna andare cauti, così gli acquisti sono magari un po' più consapevoli. E l'unica cosa che non riesco a giustificare tantissimo è la scarsità di punti prova. Io non sono di sicuro marketing Sony, però l'avrei fatto provare un po' di più in giro, perché ho visto che tanta gente che lo prova se ne innamora e lo compra. Se non puoi provarlo e non hai amici che l'hanno comprato, vuoi essere il primo, o comunque non hai amici, ne hai tanti di amici ma non so, sono a distanza, non puoi basarti solo sul sentito dire, secondo me, con questo tipo di tecnologia. Nello stesso articolo parlavano di alcune dichiarazioni del capo del Regno Unito di Sony, del marketing, che diceva che sono stati molto felici di aver installato un PlayStation VR all'interno di St. Pancras, la stazione St. Pancras, o di King's Cross, adesso non ricordo, King's tanto Cross. La stessa stazione. King's Cross. Sì, in realtà è una stazione doppia, o in una o nell'altra. Non sbagliatevi ad andare a Hogwarts, comunque. Credo che sia anche una installazione in cui si può provare, adesso non sono andato a vedere i dettagli, per cui a quanto pare lì ha funzionato. Ve lo dirò, vado a Londra in maggio e dormirò tipo a 100 metri dal visore, sì. Quindi un giro ce lo faccio sicuro. E si può provare in Italia, in realtà, nei centri MediaWorld, però devi trovare il personale con la voglia di fartelo provare, con le capacità per fartelo provare e una giornata un po' scarica, perché se c'è tanta gente non te lo fanno provare, giustamente, devono fare altre cose. Quindi non è una prova facile sicura. Da fare. Sicura. Io stesso ho dovuto ritentare due o tre volte e nel giro di 2 settimane ho provato Resident Evil 7. Che mi ha convinto l'acquisto della piattaforma. Quindi comprerò il VR, a meno di strane dichiarazioni o notizie bomba delle tre, dopo il periodo. Quindi aspetto quel periodo lì, forse. Già. Bene. Buono così. Ok. Tempo della marchetta. Sì. Oggi ci facciamo un po' di marchette da sole. Come forse sapete o forse non sapete, e quindi ve lo diciamo, abbiamo deciso di spostare tutti i contenuti e contributi video che pubblicavamo su The Breakfast Bug relativi ai videogiochi strategici e tattici. In realtà tattici non abbiamo mai fatto nulla, ma strategici sì.
quindi Master and Servant in primis, ma anche i Let's Play di Smois, di Stellaris, i futuri Let's Play di Smois e eventualmente i miei, su un canale a parte, un canale secondario che gestiremo sempre noi, quindi la gente non cambierà, dedicato a quello, quindi lì troverete tutto quello che ruota attorno al mondo degli strategici e tattici, quindi troverete Let's Play in cooperativa come Master and Servant, che in realtà è una cooperativa particolare, Let's Play in cooperativa classica, quindi scambio di partita, Let's Play in single play, in non cooperativa, in single, e un vlog mensile per tenere allineata quel mondo lì sì. del nostro canale. Il canale si chiama Master and Servant, ovviamente, non potevamo far di meno, anche perché dall'idea del rapporto. Esatto. Ed è già attivo perché l'abbiamo aperto questa mattina. Esatto, l'abbiamo aperto questa mattina. Trovate già sul canale oggi il video di presentazione del format che, se ci seguite da un po', conoscete già, ossia Smois mi dà un compito e io lo svolgo e mi spiega le cose. Giochiamo a Europa Universalis questo giro, quindi troverete quel trailer lì che spiega direttamente cosa facciamo, e la prima lezione che glielo diciamo con chi l'abbiamo fatta o no? Sì, diciamolo, dai. Allora, abbiamo fatto con Castiglia, quindi partiamo dalle cose semplici, anche perché io ho 4 ore di gioco su Europa Universalis 4, quindi ho bisogno esatto. delle cose base. Ne riparliamo lasciamo... quando sarei a un paio di centinaia. Sì, sì. Vi lasciamo i link sempre qui sotto e vi invitiamo ad andare là anche a iscrivervi, perché stiamo solo su quell'argomento in quel canale. Infatti, assolutamente. Perfetto. Detto questo, a parte Europa Universalis 4 che stiamo giocando entrambi, tu cosa stai giocando? Io sto giocando Europa Universalis, ma anche per conto mio, quindi non solamente per il canale, e ho iniziato a giocare a Grand Kingdom, tattico, JRPG tattico, uscito su PS4 e PS Vita, non è cross-buy, quindi purtroppo se quello, ma il gioco è lo stesso, io lo sto giocando su PlayStation TV. E ne ho fatto anche un video una volta per un Road to Release, e è molto bello, molto interessante, poi magari ne parlerò in dettaglio, a sto punto anche di là, volendo. E tu? Io sto giocando ad Uncharted e sto finendo il primo capitolo, sono al 90% più o meno, per cui direi che il primo gioco, il primo Uncharted sarà terminato a breve, e The Last of Us, da cui però mi sono preso una pausa perché ho veramente poco tempo per giocare in questo periodo, per cui sto probabilmente aspetterò un weekend per continuarlo. Sì, si merita secondo me un'attenzione quel gioco, cioè devi stare lì. Decisamente sì, esatto. Perfetto, direi che abbiamo concluso, no? Quindi sì, possiamo, per questa volta sì. Possiamo dirvi che vi lasciamo in pace. Se vi è piaciuto il video, come sempre, mettete un bel mi piace o iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Infatti. Ciao. Ciao.